Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nel canale del signor Nicola. Oggi siamo su un videogame che si chiama ABC Agatha Christie. È un videogame investigativo molto ispirato alla serie di Sherlock Holmes, e come nostro nome mettiamo signor Nicola, ma mettendo sig punto ci affermiamo sempre un po' più di calibro. Allora, la musica l'ho già tolta. Perfetto, iniziamo subito la partita e vediamo com'è questo gioco. Allora, la grafica la vediamo molto minimale e cartunosa con il nostro ispettore Poirot e ci arriva una letterina. Andiamo subito a leggerla. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot. You fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours extra, ABC. Oh, it's some sort of joke. Maybe. But please remind me to inform Chief Inspector Japp. Ok, allora ci è arrivata una lettera di un presunto criminale che vuole dire al nostro ispettore Poirot: ehi, guarda che il 21 dovrei essere in questo punto, in questo luogo. Agatha Christie di ABC, non mi ricordo mai il titolo. Vediamo il nostro dottore, non molto bello tra l'altro. Ed andiamo avanti. Hai visto i 50 trofei da sbloccare? 2532 è il numero del treno. Ricordiamocelo, 2532. Allora, la grafica di questo videogioco mi piace moltissimo. Mi è sempre piaciuto lo shader, come si chiama? Non mi ricordo. Però guardate che gradevole che è. È veramente carina. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Eh sì, è To abbastanza the very street. bruttino. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Ok. Cerchiamo di non rovinarci le scarpe. Vediamo subito di raggiungere il nostro ispettore senza toccare una pozzanghera. Ok. Over here, it's Hastings and Ispettore Poirot. Japp. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily the service is good to Andover. So, Chief Inspector, Giusto. what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Ok. Approfitta dei momenti in cui il tuo interlocutore è occupato per osservarlo, otterrà indizi sul suo stato d'animo e la sua personalità. Andiamo immediatamente a guardarlo. Trova tre indizi che permettono di andare nel senso della riflessione di Poirot. Is Jap being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Ok, cerchiamo indizi per capire. Allora, cappello orgogliosamente tirato in su. Atteggiamento rilassato. E no, qua non c'è niente. Abbiamo qui qualcosa? Leggero sorriso. Jap is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. Esatto. Lui crede di aver capito chi è il colpevole, ma succede sempre The last customer to see negli Mrs. Asher alive investigativi. left her shop at 5:30. 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Have anything been taken? A little tobacco, maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. Esattamente. What type of woman was Mrs. Asher? Avete visto Her l'animaletto lì a 50s, sinistra? married but separated, no children. Ok. Her husband? Aha, Franz Asher, the husband.
alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Giustamente. Allora, gli chiediamo della sua opinione o gli diciamo che è troppo ovvio? Io direi di assecondarlo per non fargli capire che noi stiamo pensando a tutta un'altra cosa. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Giustamente. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Ok, noi siamo l'ispettore Poirot. Andiamo un po' indietro, lo so che... Ash, but Poirot, how clumsy. Cazzo, ci siamo sporcati le scarpe alla fine. Andiamo a ispezionare un po' tutta l'area. Oddio, c'è un gattino sopra qua sulla finestra. Andiamo a vedere un po'. Cos'è questa cosa? This place is run down. Andiamo a cercare. Ok, negozi vuoti da affittare. Facciate fatiscenti. E i topi che corrono intanto. This rifiuti. Is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Esattamente. Poirot dice ovviamente, se un quartiere è malfamato. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Esattamente. Ma io volevo vedere sul gatto, un gatto disperso, che forse è quello? Non lo so. Non lo sapremo mai, però vediamo che questa parte della città è veramente piena di rifiuti, piena di tutto quanto, tutte quante le cose brutte che esistono in questo mondo. Allora, andiamo a vedere questa parte del negozio, se ci riesce a dare qualche indizio. Sì, è molto molto pulito. Allora, vediamo, scaffali ben ordinati, nessuna traccia sul pavimento e riviste e giornali in ordine. Esattamente, nessuna lotta è avvenuta in questo posto. Andiamo a vedere su questa cosa qua, che sembra avere del sangue dentro, attenzione. Osserva l'oggetto da tutti i punti di vista, tenendo puntato il tasto del mouse e muovendo il mouse. Is it blood? È sangue? No. Ok. Sono fragole che stanno perdendo il loro succo. Mentre qui vediamo un ABC. Attenzione. It's not just any railway guide. It's an ABC. È una guida ferroviaria dell'ABC. It's open at the letter A. There are no prints on the book. E come ci ricordiamo, c'era un uomo misterioso che aveva cerchiato la lettera A, appunto, di un ABC. Attenzione. Andiamo a vedere il nostro reparto. Allora, ispezione scena del crimine, raggiungi Jap, già fatto, perfetto. Questi sono i nostri obiettivi. Questo invece è il taccuino che ci racconta della vittima, che è proprietaria di una tabaccheria, sposata con Franz Asher, vive sola. È stata uccisa nella sua tabaccheria con un colpo dietro la testa. È della cinquantina e di Andover, quindi è nativa del posto. E invece adesso andiamo alle celluline grigie. Come spiegare la presenza di una guida ferroviaria ABC sul bancone? Io direi che è abbastanza ovvio. Qui fai funzionare le celluline grigie di Poirot. L'obiettivo è di rispondere alle domande che si pone, stabilendo collegamenti tra gli indizi per dedurne una risposta. Trascina gli indizi sulle caselle vuote per colmare le lacune. Ovviamente, la lettera firmata dall'ABC. Come spiegare la presenza di una guida ferroviaria dell'ABC? Il killer, secondo noi, non è ovviamente il marito che è la risposta. Il furto è il movente del crimine? Io non credo proprio. Nessun oggetto di valore trovato in questo negozio. No, questo non c'entra niente. Quindi, il sacchetto di sangue non c'entra. Questo non c'entra, possiamo tornare indietro ed ispezionare direttamente il suo cadavere. Un po' macabra la faccenda, però
Possiamo vedere. She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? Probabilmente l'avrà lasciato quando è caduta. Però sembrava un po' retorica la domanda, solo lievemente. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers might have thought that Mrs. Asher had popped out. È vero, è molto nascosta. Poi I vediamo. See any other mark on the floor. Giustamente. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of the struggle. No. Cos'ha in mano? In mano presenta qualcosa. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Dai! Fammi capire che cosa ha in mano. No, niente. E questa... No, credo che sia collegata a qua. Però abbiamo trovato solo 4 su 5 indizi, come c'è scritto. Non è che possiamo navigare? Accumula i punti d'ego per sbloccare i trofei. Nuova domanda disponibile. Andiamo a vedere. Il furto è il movente del crimine? Boh. Dobbiamo trovare un altro indizio, ragazzi. Dobbiamo trovare un altro indizio. The body is. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Esattamente. Ok, abbiamo trovato tutti e 5 gli indizi. Non avevo trovato quello della piatta di sangue nella testa. Ok, la signorina Asher è stata uccisa sul posto? Io direi proprio di sì. Una pozza di sangue vicino alla testa. E nessun'altra traccia per terra, direi. Infatti, è stata uccisa sul posto. Non è stata trasportata qui. The absence of marks in the shop and the regular shape of the blood stains indicated beyond a doubt. Match store, tobacco, cigarettes e cigar. Ok, l'ultima cosa che ci manca è il registratore di cassa, vediamo. Alcuni oggetti nascondono segreti dietro meccanismi complessi. Tocca a te decifrarli per scoprire cosa nascondono. Osserva l'oggetto da tutti i punti di vista tenendo premuto il tasto del mouse e muovendo il mouse. Effettua uno zoom cliccando su una zona dell'oggetto col tasto sinistro del mouse. Esci dallo zoom col destro o cliccando sull'icona freccia. Alcuni elementi si muovono tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e spostandolo. Guardiamo se manca qualcosa per vedere se è stato un furto o meno. Allora, intanto direi di andare qui e vediamo un 5. Ok. Andiamo indietro. E apriamo la cassa. Tac! The till is full of money, but there is something strange. C'è qualcosa di strano. Something is hidden underneath. Esattamente. Allora, secondo me è un codice di 3 cifre da digitare sulla tastiera, perché questo finale deve essere un 2, quello in mezzo un 5. E l'altro numero? E cos'è? Uno 0? Un 8, perfetto. Quindi 8, 5 e 2. Andiamo a premerli sulla tastiera. 8, 5, 2. Attenzione, ecco qua. This must be the key to the back of the shop. Ok, perfetto. Abbiamo accesso ora al retrobottega del negozio. Entriamoci subito. Vediamo che abbiamo la chiave. Tac. E la porta ora è aperta. Ok, io vi lascio in suspense.
Se volete che la serie continui, questo video deve arrivare almeno a 5 like. Ragazzi, io non lo faccio perché sono un like grabber o quello che volete, lo faccio semplicemente perché voglio capire le serie che devo continuare. E The Witcher 3 sicuramente non posterò più una puntata, visto che l'ultima ha avuto solo 6 visualizzazioni. Quindi grazie a tutti quelli che sono restati fino a qua a seguirmi e ci vediamo a un prossimo video. Arrivederci a tutti.